Retroterra Sound System, It's a Sunday, domenica, una domenica di luglio 2011. Siamo qui dal nostro carissimo Fiore. Retroterra Sound System, yeah! We're gonna make an announcement. Appena realizzato un nuovo bagno. Avemo un sesso! Come funziona sto gabinetto? Funziona con la cenere e quando uno si siede e dopo che l'ha fatta prende la cenere e ne versa una bella sbadilata, così si disinfetta e non salgono gli odori. Non c'è mai bisogno di svuotarlo. No, perché il terreno assorbe e poi si dovrà farne un altro per quando saremo in più, per ora su 15 persone basta uno. Bene, bene, andiamo a vederlo questo gabinetto. Paolo, vai a vedere questa cucina qui. Sì, parlavamo del gabinetto, parliamo anche della cucina. Questa cucina come funziona? È fatta interamente con materiali di recupero, non c'è niente di comprato, solo materiali di recupero, è fatta in ghisa e acciaio temprato, ha il raduna cenere. La cenere viene usata per il gabinetto, è usata come quindi per il ecosostenibile. Ecosostenibile al 100%. Per quante persone sei in grado di cucinare? 20 persone, fa bollire l'acqua in 3 minuti. Wow! Questo è fatto con bidone, delle grate di scarico, i pezzi di una tenda e questo qui è un bollitore fatto col cestello di una lavatrice che può essere caricato a lappe di castagne, foglie, paglia e fa bollire l'acqua in 3 minuti. Favoloso! Ci sono altri angoli particolari in questo... Va bene, piazzale, abbiamo la doccia, il lavandino, tutto materiale di recupero, la doccia, il lavandino per l'igiene personale e il lavandino per la cucina, laggiù, e l'acqua arriva per caduta dal serbatoio in cima alla strada, quindi si sfrutta solo la caduta dell'acqua, la forza di caduta che arriva ai rubinetti, a un'atmosfera e due. Quindi questa unità abitativa è autosufficiente quasi. È un wild camp, un campo di sopravvivenza. Siamo ai piedi della Miata, questo è il Wild Camp, frutto del lavoro ininterrotto di quanti uomini? Sei uomini in 2 giorni? 3 giorni. 3 giorni. Volevo andare a prendere uno spezzone del gabinetto. Vai. Andiamo a vederlo sto gabinetto. Vista circa 100 metri dal piazzale principale. Su per i castagni, con un panorama bellissimo che aiuta anche le funzioni corporee, perché nulla è lasciato al caso nella sopravvivenza. Certo. Occorre solamente del materiale che la civiltà non vuole più e... è un po' di inventiva, di creatività. Quindi la parola d'ordine è riciclaggio, riutilizzo, completo, sì. E riassorbimento da parte della terra di tutte. Allora qui abbiamo scavato una buca di 1,80 m di profondità per 1,20 m di diametro. Questa è la buca. Sì. Dentro ci abbiamo fatto un vespaio di sassi di 60 cm e anche qui è tutto materiale di recupero. Queste sono mensole vecchie di scaffalature, travetti, tavole di castagno, una sedia bucata, travetti di castagno. E la privacy è garantita, vedo. La privacy è garantita. E la cosa più bella è che con la cenere che recuperiamo, che è disinfettante antiodore, la buttiamo dentro sui bisogni. E questo avviene dopo ogni utilizzo. Dopo ogni utilizzo. E poi una volta al giorno un secchio d'acqua la sera, che scioglie tutto quanto e lo fa drenare nel terreno. È fantastico. È stato fatto qui perché abbiamo trovato una vena di peperino. Il peperino è duro e molto assorbente. C'è Silvia, ci sta annunciando quello che noi abbiamo in qualche modo già detto, cioè che abbiamo successo. Sì. Grande.
questo è il modo di auto-organizzarsi, di autogestire il proprio spazio esistenziale senza l'assoluta necessità di doversi mettere le mani di nessuno. Per questo inverno saremo anche energeticamente indipendenti. Aboliamo i generatori, cerchiamo di fare con pannelli fotovoltaici. Grazie! Ci liberiamo dal bisogno delle compagnie petrolifere. La musica continua incessante. Sta facendo Senza terra è più forte di tutti. Make some noise. Abbiamo bisogno. Abbiamo. Vabbè, il cesso ce l'abbiamo. La cucina ce l'abbiamo. I lavandini ce li abbiamo. La doccia ce l'abbiamo. I bisogni primari, la tavola ce l'abbiamo. E noi ci siamo, quindi. E gli animali? Gli animali dove la fanno? Gli animali dove la fanno? Gli animali, dovremmo stare un po' dietro. Perché... Gli ospiti del campeggio, del wild camp, dovranno girare con il sacchettino e trovare gli escrementi degli animali e buttarli. Quindi ci si appella al senso di responsabilità dei fruitori di questo straordinario spazio ai piedi della Miata. Un pezzo alcolico che non so bene a che punto sia arrivato. Di fare un meeting per parlare di un po' di cose. Meeting. Chi c'è laggiù? Leo? Daniele? Roberto? Fede? Stefano? Facciamo un momento, intanto ringraziamo ancora Tecnoterra che ci siete nelle occasioni speciali sempre. Daniele si è svegliato anche lui.